Ciao ragazze, allora nuovo video, come già vi avevo promesso su Instagram, ho pensato per questo video di parlarvi di una nuova limited edition, anzi di una nuova trend edition Essence che possiamo trovare proprio in questi giorni, in queste settimane, in tutti gli stand, quindi ho da OVS, scarpe, ma anche online. Io sinceramente sono stata incuriosita subitissimo da questa collezione, cioè da quando ho saputo che nel periodo estivo sarebbe uscita, appunto l'avremmo trovata appunto anche qui in Italia. È una collezione molto particolare che sinceramente Essence non aveva mai proposto prima e si chiama This Is Me. Ora, come prima cosa premetto che il messaggio che c'è dietro questa collezione mi piace per il fatto che è molto inclusive. Io qui nel mio canale non ho mai parlato di prodotti per pelli scure o per pelli molto chiare, perché sinceramente fino a qualche mese fa non mi sono mai posta al problema che chi avesse una pelle troppo scura, una pelle troppo chiara, non riuscisse a trovare nella grande distribuzione dei prodotti make up appunto adatti alla loro tipologia di pelle. In questo caso abbiamo avuto una risposta anche da parte di Essence, che ha prodotto fondotinta o palette per pelli scure, ma secondo me dobbiamo già apprezzare il fatto che abbia prodotto dei rossetti e degli smalti, per chi naturalmente li utilizza, appunto adatti a varie tipologie di pelle. Detto questo, inizio subito a parlarvi della This Is Me. Appunto, la This Is Me è una collezione composta semplicemente da smalti e rossetti, tutti dai toni nude, marroncini, alcuni virano anche sul rosso violaceo, e appunto troviamo di ogni rossetto uno smalto abbinato, o comunque il contrario, di ogni smalto un rossetto abbinato. Tutti gli smalti hanno un prezzo di 1,99 euro, mentre tutti i rossetti hanno un prezzo di 2,89 euro. Troviamo totalmente negli espositori Essence 20 tonalità di rossetti e quindi di conseguenza 20 tonalità di smalti. Naturalmente è possibile prendere ed utilizzare anche o solo lo smalto o solo il rossetto, non si è vincolati e questa cosa mi piace moltissimo. Le tonalità di rossetti dalla numero 20 alla numero 9 sono completamente matte, mentre dalla numero 1 alla numero 8 sono dei rossetti semi matte. Tutti gli smalti invece sono smalti effetto gel. Inizio ora a parlarvi nello specifico di ogni tipologia di rossetto, nel senso che fra i rossetti matte, 3 rossetti di ogni numero e colorazione sono adatti a una diversa tipologia di pelle. Ad esempio, dal numero 20 al numero 18 Essence afferma che sono colorazioni di rossetti matte adatti per lo più a pelli dark, quindi a pelli molto scure, e qui abbiamo per lo più rossetti sul marrone o sul borgogna scuro. Dal numero 17 sono invece shade tan, quindi diciamo adatti a pelle medio scure, e qui soprattutto il numero 15 vira un pochettino sul rossiccio. Dal numero 14 al numero 12 abbiamo invece le tonalità medium, mentre dal numero 11 al numero 9, già vi dico che il numero 9 è il colore più carino e più acquistato, sono adatti invece a pelli chiare. Io naturalmente non ho mai provato questi rossetti, perché comunque è la prima volta che vedo tra gli espositori Essence questa limited edition, quindi ho deciso di acquistare il colore che più mi attirava fra i matte, ossia il numero 13 Brave. Anche se un colore molto carino, appunto vi ripeto, è il numero 09, del quale però non sono riuscita a trovare alcun rossetto, cioè ho trovato solo diciamo il tester, quindi naturalmente non l'ho acquistato. Facendo un po' gli swatch appunto tra tutti i rossetti dell'espositore, questo era uno di quelli che più mi ha attratta, anche se naturalmente le mie colorazioni almeno più adatte, ecco, alla mia tipologia di pelle secondo Essence, sono le 3 light. Io invece ho scelto sinceramente un rossetto delle tonalità medium, perché il colore, vi ripeto, mi piace molto. Sentivo l'odore perché, ragazzi, hanno un profumo dolce e fruttato davvero, o forse fiorito,
davvero buonissimo. Questi rossetti non hanno un buon inci. Questo, ragazze, è lo swatch. Il colore non è, come vedete su di me, abbastanza scuro. Procediamo ora all'applicazione. Comunque il packaging esterno è davvero molto bello. Wow! Mi piace davvero molto, va molto sul mio genere e, ragazze, è davvero molto confortevole. Forse dallo swatch me lo aspettavo un pochettino più chiaro e più rosato, però, ragazze, cioè, è davvero molto carino. È un rossetto ottimo per tutti i giorni, adesso naturalmente non so dirvi la durata. Lo vedo e lo sento ottimo sulle mie labbra perché comunque io appunto ho delle labbra molto secche e se ho un rossetto cremoso idratante mi trovo molto molto bene perché comunque col tempo tende a non seccarle ancora di più. Come prima impressione davvero ottima. Anzi, fatemi sapere anche voi se di questa linea matte della This Is Me avete avuto una buona impressione, se li avete acquistati, se vi siete trovati bene o meno. A proposito di smalti invece, ho preso, visto che comunque il rossetto numero 09 che volevo acquistare non era disponibile nell'espositore, ho preso del numero 09 invece lo smaltino, che poi appunto è lo smalto che ho messo su proprio ieri sera. Mi sto trovando molto bene, non ha una durata molto eccelsa. Questo sarebbe stato più o meno, vedete, il colore del rossetto numero 09. Passiamo ora a parlare degli ultimi 8 rossetti che hanno un finish semi matte. Già devo dirvi che questo rossetto che indosso su, che per Essence è un rossetto matte, a me non sembra proprio un matte perfetto, lo vedo anche un pochettino luminoso, quindi non so questi rossetti semi matte se saranno alla fine shimmer o se avranno comunque una texture diversa. Il numero 01 e il numero 02 sono le tonalità light, il numero 03 e il numero 04 le medium, il numero 05 e il numero 06 tan, mentre il numero 07 e il numero 08 dark. In questo caso io ho deciso di acquistare la tonalità numero 05 e si chiama Legendary. Il packaging, come potete vedere, è davvero molto simile ai rossetti matte ed il colore è questo marroncino freddo, appunto. Sì, ragazze, è ancora più cremoso rispetto a quello che ho su in questo momento e forse ha una punta di grigio. Non so fino a che punto può starmi bene, ma proviamo. Ho appena rimosso il rossetto dalle labbra e devo dirvi che passati 5 minuti ancora non si era seccato, quindi non si era stampato sulle labbra, si è rimosso con molta facilità, quindi direi che già i rossetti matte non sono dei veri e propri matte, ma comunque ecco un rossetto opaco ma confortevole. Applico ora appunto Legendary. Ecco, questo è un vero e proprio nude su di me, anche molto bello. Non lo so, devo dirvi che mi piace moltissimo perché è molto più rimpolpante, si stende facilmente e come consistenza sulle labbra, devo dirvi che questo Legendary, che è un semi matte, lo vedo molto molto simile ai matte di prima e sinceramente ora come ora non trovo un granché di differenza con il matte, ossia il numero 13 di prima. Certo, trovo una differenza di colore perché comunque c'è, questo è molto più scuro. Per me i matte o i semi matte sono davvero molto simili, quindi vi dico, scegliete tranquillamente il colore che vi pare, l'effetto sarà dei matte o dei semi matte più o meno questo. Comunque, ragazze, con questo è tutto. Naturalmente per me sono solo delle prime impressioni. Se può interessarvi nei prossimi video o nei commenti vi aggiornerò su come mi sono trovata col passare del tempo con questi prodotti. Io vi mando come sempre un bacio grande. Ricordatevi di farmi sapere se avete acquistato anche voi i prodotti della This Is Me, se vi sono piaciuti o meno. Lasciatemi un bel pollice in su di supporto, iscrivetevi al canale attivando la campanellina e noi ci vediamo come sempre nel prossimo video. Ciao!